siamo la classe terza IGE programmatori dell'ITC Enrico Fermi di Gorizia e per promuovere la nostra città nel concorso classe turistica abbiamo pensato di dividerci in gruppi e, attrezzati con telecamere e macchine fotografiche, siamo andati a riprendere alcuni angoli della città ricchi di cultura e storia che scoprirete nel filmato. Di Gorizia, il cui nome deriva dal sostantivo sloveno Gorica, diminutivo di Gora, ovvero collina, se ne sentì parlare per la prima volta nell'anno 1001, quando l'imperatore Ottone III cedette al patriarca d'Aquileia Giovanni metà del castello di Salcano e la villa di Gorizia. Dal 1117 la città fu dominata per 4 secoli dai conti di Gorizia e la dinastia si estinse con la morte del conte Leonardo nel 1500. Successivamente passò sotto il dominio asburgico fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, tranne un periodo veneziano di pochi mesi ed uno napoleonico. Il 700 è considerato il secolo d'oro per Gorizia. La popolazione aumenta e raggiunge gli 8.000 abitanti. L'imperatrice Maria Teresa contribuisce all'abbellimento della città. Anche l'Ottocento è un periodo di benessere per la città, in quanto meta molto ambita per le vacanze della nobiltà asburgica. A differenza dell'Ottocento, il Novecento sarà un secolo tragico segnato da guerre e conflitti. Tutto iniziò con l'attentato di Sarajevo, scoppia la guerra. Sui muri compaiono gli avvisi di reclutamento e i richiamati alle armi hanno il privilegio di sperimentare per primi le conseguenze del conflitto, spediti a combattere contro i serbo-russi, ma anche sul fronte dell'Isonzo. E con noi il parroco della cattedrale, Don Sinue, che ci accompagnerà nella visita degli interni. Benvenuti nella cattedrale dedicata ai santi Ilario e Taziano. Se mi seguite vi mostrerò qualche cosa che non tutti hanno visto. Don Sinue, cosa rappresentano queste 4 statue? Troviamo 2 angeli che sono sull'altare maggiore della nostra cattedrale e qui le 2 più importanti sono le statue di Sant'Ilario, che era il secondo vescovo di Aquileia. Questo rappresenta San Taziano, che era il suo aiutante, il diacono. Ci troviamo adesso nella cripta che raccoglie i corpi di quasi tutti gli arcivescovi dell'arcidiocesi di Gorizia, a cominciare dalla sua istituzione nel 1752 fino ai giorni nostri. Questi sono i nostri arcivescovi, è bello vedere i loro cognomi. Abbiamo cognomi italiani, cognomi tedeschi e cognomi sloveni, per ricordare che questa terra è stata sempre una terra in cui i popoli hanno potuto vivere in armonia e insieme fino a quando sono arrivati i nazionalismi, le guerre e le ideologie che hanno rovinato questo clima. Ci troviamo in Piazza Vittoria. Dominata dal Colle del Castello, la Piazza Grande era luogo dei mercati e delle cerimonie pubbliche. Vi prospetta la chiesa barocca di Sant'Ignazio, fatta costruire dai padri gesuiti. L'imponente scenografica facciata, sulla quale si innalzano 2 campanili con cupola a cipolla, è movimentata da un gioco di effetti chiaroscurati. Sul lato della piazza la colonna di Sant'Ignazio ricorda le messe per la peste, mentre di fronte vediamo la 700esca fontana di Nettuno, disegnata da Niccolò Pacassi. Essa rappresenta una delle fontane fatte costruire da Maria Teresa d'Austria nel 700 per abbellire la città. Prolunga la piazza via dell'Arcivescovado con l'anonimo palazzo cinquecentesco. Concludiamo il nostro tour e un sentito ringraziamento va alle amministrazioni, enti locali e insegnanti per la disponibilità e sostegno dato. Realizzare questo filmato è stato per noi divertente e impegnativo, ci ha permesso non solo di conoscere meglio alcuni luoghi e storie della nostra città, ma anche di imparare ad utilizzare quegli strumenti come telecamere, macchine fotografiche, programmi per il video editing e fotoritocco, indispensabili per il montaggio del film. Anche l'organizzazione è stata importante, dividerci in gruppi, programmare le uscite e superare gli imprevisti. È stata dura, ma ne valsa la pena. Dulci in sul fundo, la gubana goriziana. Può intendersi nella tradizione tipica goriziana come il panettone sta Milano, uno squisito dessert per ogni stagione. Noli, noccioline tostate, noci macinate, mandorle, miele e uvetta. Non dimenticando però quel pizzico di nota esotica dato dagli arancini. Questi sono gli ingredienti tipici del dolce più caratteristico di Gorizia.
Buon appetito e ciao!